Ciao a tutti e bentornati qua in un nuovo episodio di Minecraft Studios. Sì, esatto. Novaretri Studios. Allora, Novaretri Studios per la natura sto oggi giro. Oggi andiamo a vedere un evento epocale che è successo, una roba stranissima, una roba di un altro mondo, quindi quasi alieno, insomma. E andiamo a scoprire cos'è sta roba qua. La prima distruzione. Hop. E quello lì chi è? Ascolta, ho visto che ci sono dei nuovi commenti, ho visto che c'è attività nel canale. Mi piace che ci sia attività, abbiamo raggiunto il traguardo dei la metà. 45 iscritti. Sì. E inizia ad esserci qualche commento. Alcuni commenti non si capiscono e altri sì. Quindi prossimamente uscirà anche forse il 19° episodio della serie di Minecraft, che deve ancora uscire. Poi inizieremo di nuovo con la serie di Come Sopravvivere. E a dicembre uscirà The River of Blood 3. Parlando di The River of Blood, puoi darci qualche anteprima, diciamo, o è ancora tutto un mistero? Ancora un mistero. Dovrete scoprirlo guardando la serie. Dici qualcosa, qualche piccola... Che siamo in tanti stavolta. Ah! Tanti e ben attrezzati. Stiamo andando a vedere, di preciso. Allora, stiamo andando a vedere una roba che non si è mai vista prima. E sono dei strani filamenti rossi apparsi lungo una riva. E cerchiamo di scoprire cosa sono. Li guarderemo, cercheremo... Preleveremo un campione. Preleveremo forse un campione, se riusciamo. E la classificheremo, insomma. Esatto, poi vi faremo sapere cos'è. Se non sappiamo cos'è, dicecelo voi. Nei commenti, nei magari. Nei commenti, sì, scrivete i commenti con scritto questo è questo e a voi libera scelta di ricerca. Andiamo. Andiamo a vedere, dai. Abbiamo trovato questa cartina che ci illustra tutto il nostro areale. Allora, noi siamo qua. In questo punto qua e dobbiamo andare qui, quindi abbiamo ancora pochi metri. Adesso da dove fare. Ci troviamo più o meno? Noi adesso più o meno siamo in questo puntino qua dove c'è questa lineetta qua, così. Dobbiamo arrivare qua dove c'è quel fenomeno lì. In questa zona si trovano molte piante, tra cui abbiamo maggiormente il salice bianco, con cui si abbattono per fare parecchie cose, tipo legname, carta, roba del genere, e il pioppo nero. Quello che fa con le bacchette strane lì. Decoro. No, non fa bacchette. Cosa sono? Sono quelli che fanno i ciuffi poi, quei pelumini bianchi. Ah, quelli che danno fastidio d'estate, insomma, che sei severse. No, non è mia che è lì. Ah. Quindi queste sono le piante del nostro area, adesso spaccata la bacchetta, chi se ne frega. Questi sono tutti gli spostamenti del fiume fatti nei vari anni, dal 1981 al 2015. E quindi andiamo. Vediamo adesso dove andare, andiamo a vedere questo fenomeno. Andiamo. Allora, siamo arrivati sul posto. Allora, qua abbiamo l'evento, guardate lì. Ok, qua è uno strapiombo e si scivola. Praticamente c'è quella strana cosa lì che non sappiamo cosa sia. A vista così potrebbero essere assomigliare tipo a radici oppure delle alghe rosse. È una cosa molto strana
e non abbiamo la minima idea di cosa sia. Partono tutte da un punto là sotto, quindi potrebbero essere le radici di questo salice, di questo salice pioppo. Salice pioppo? Cos'è successo qua? Cioè, abbiamo un esempio di salice pioppo, un salice unito a un pioppo. Potrebbero essere le radici di questi, una di queste due qua, non ho idea di chi, oppure delle alghe, oppure potrebbe essere un organismo alieno che vuole distruggerci, quindi non lo sappiamo neanche noi. Quindi andremo a prelevarlo, vai più da vicino o stiamo qua? Stiamo qua perché dopo non si riesce più a salire, però vi assicuro che dobbiamo prendere un campione, dai. Dobbiamo prendere un campione, sì, dai, adesso vediamo e vi facciamo sapere appena prendiamo il campo. Oddio, non era mia attaccata sotto. Che sito? Sì, che so. Eccoci qua, adesso. No! Cosa to? Eccolo. Con le mani sul lerce come la merda. Mettete. Te le porto su. Vabbè, prendi in quadro e da vicino. Eccole lì. Queste sono le alghe radici, radici alghe, quello che è. Adesso proveremo a prenderne un campione e esaminarlo. Abbiamo detto un campione, no? Metà pianta. No. Nota. Ah, me la mano. Ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta con qualche difficoltà. Allora, questa è la cosa, l'incriminata. A guardarle così da vicino sembrano proprio delle radici. Guardate questo bellissimo esemplare. Sembra proprio una radice di salice, con la punta dove cresce, le varie radichette per assorbire i nutrienti. Quindi l'incriminato probabilmente è questa pianta qua. E perché è diventata rossa? È diventata rossa perché ha un colore esposto alla luce e quindi per evitare di bruciarsi attua questo metodo per evitare appunto di bruciarsi e rovinarsi. Come vedete qua si vedono già i punti dove sta crescendo, quindi più chiaro la parte più nuova e la parte più scura interna è quella più vecchia, diciamo. Quindi possiamo dedurre praticamente ogni anno abbiamo queste formazioni qua. Allora, sì, era una radice di quest'albero e è un periodo unico e si forma solo in questo periodo dell'anno. Non lo vedrete mai perché c'è un periodo che è questo appunto dove le radici continuano a crescere e essendo vicino all'acqua queste sono uscite dal terreno e si sono arrivate fino all'acqua. Poi queste qua comunque moriranno e l'anno prossimo in questo periodo ci sarà. Che periodo è? È il periodo di novembre e dicembre, quindi in autunno. Quindi se volete ammirare anche voi queste formazioni naturali che paragonabili a praticamente un clima di un terzo tipo, praticamente, perché è una roba fuori dal comune, dovete venire lungo un fiume dove ci sono maggiormente dei salici e guardare attentamente lungo la riva in questo periodo. Quindi per oggi è tutto, vi lasciamo con una bella immagine di queste alghe qua e del paesaggio qua attorno. Eccolo qua, è la chiusura. Ok, allora per questo è tutto, vi salutiamo, un saluto elettrizzante dal vostro nuovo Electric Studio, bella, ciao!